Dopo quasi 2 anni riapre l'ospedale Landolfi di Solofra, chiuso durante l'emergenza Covid per lavori di riqualificazione e messa in sicurezza della struttura. Da qualche giorno già operativi gli ambulatori che si trovano al primo piano di senologia, cardiologia, medicina interna e urologia funzionale. Nel 2019 il Landolfi fu incorporato come plesso all'azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino. L'offerta ambulatoriale, in attesa che diventino operativi anche i reparti di degenza, sarà ampliata nelle prossime settimane con ortopedia, otorino, chirurgia, gastroenterologia, ginecologia e dermatologia. All'inaugurazione degli ambulatori sono intervenuti il direttore generale del Moscati, Renato Pizzuti, e il sindaco di Solofra, Nicola Moretti. È una bella giornata, c'è il sole, significa che c'è anche l'ospedale. Sono sereno, credo in Pizzuti che è stato di parola e oggi dona a questo territorio un ospedale chiuso da quasi 3 anni. Una giornata bella per il territorio, ripeto, quindi sono sereno sul futuro. In base ai reparti che aprirà Solofra, credo che avremo un'utenza e il territorio sarà servito. C'è necessità, anche perché in questo momento teniamo il grave problema degli ambulatori. Cioè la Bassa Irpina è stata totalmente distrutta a livello di medicina ambulatoriale. E quindi ben venga anche l'azienda ospedaliera che si mette a disposizione di un territorio con ambulatori in questo momento, secondo me, è la cosa importante, principale, perché l'utenza ha necessità di rivolgersi a un medico, a un ambulatorio. Sempre in materia di offerta sanitaria, Moretti sposa la battaglia del sindaco di Avellino contro il trasferimento di alcuni dipartimenti dell'ASL dal capoluogo a Grotta Minarda. Io in questo momento, ecco, mi voglio collegare a ciò che è successo ieri con una protesta del sindaco di Avellino sulla questione di spostare anche un reparto, un servizio, spostarlo in provincia, Grotta Minarda. Quello è un servizio importante anche per la mia città, cioè spostare quel tipo di servizio, spostarlo in una cittadina della provincia non va bene. Secondo me ha fatto bene il sindaco di Avellino a protestare nei confronti dell'azienda sanitaria. E oggi è una giornata importante perché apriamo, appunto, come lei diceva, aggiungiamo il primo pezzo del puzzle, che sono gli ambulatori. Gli ambulatori sono stati voluti proprio per venire incontro alle giuste esigenze della popolazione della Valle dell'Irno. E questi ambulatori per ora aprono oggi la prima tranche di ambulatori, la seconda tranche è prevista per la fine del mese di aprile, inizio del mese di maggio. Quindi ci saranno per ora le branche di ortopedia, di cardiologia, di urologia funzionale, di senologia, quindi branche importanti, cardiologia e dermatologia, quindi per ora sono delle branche importanti, sono delle branche che hanno già un calendario più o meno definito, nel senso che più o meno per me è definito, nel senso che non me lo ricordo, però è definito. Ovviamente siamo pronti stiamo aspettando appunto il completamento della parte radiologica, la parte convenzionale, quindi l'apparecchio convenzionale della radiologia, gli apparecchi convenzionali della radiologia e l'installazione definitiva con tutto il collaudo e l'autorizzazione sanitaria per la risonanza magnetica. Questo ovviamente non è possibile prevedere i giorni precisi, però nel mese prossimo, nel mese di maggio, contiamo di finire tutto. Dopodiché si passerà all'apertura dei reparti appunto di riabilitazione, reparti di medicina generale ad indirizzo epatologico. Questo dovrebbe avvenire appunto fra la fine di maggio e inizio di giugno. Stiamo completando il reclutamento del personale. Il concorso per riabilitatori si avrà il mese prossimo, si concluderà il mese prossimo, quindi siamo nelle condizioni di poter dire che questo ospedale nel giro di alcuni mesi
diventerà un gioiello, un vero e proprio gioiello.